Amici carissimi, tutti fedeli, ecco, come ogni anno, anche quest'anno è una gioia grande farvi gli auguri a tutti quanti, a tutti i casandrinesi qui del paese, ma a tutti i casandrinesi del mondo, in particolar modo in America, a Padre Thomas in particolare, alla sua comunità. Ecco, ci accingiamo a vivere questa Pasqua che, come ogni anno, si fa sempre più gioiosa. Perché? Perché ogni anno riusciamo a capire sempre di più l'amore che Cristo ci ha dato, l'amore che Cristo ci ha donato. E allora davvero io vi voglio fare tanti auguri proprio per dirvi viviamo con immensa gratitudine verso nostro Signore di questo amore grande. La Pasqua è passaggio, passaggio dalla morte alla vita, passaggio dal vecchio al nuovo, passaggio da una situazione dove sembra non ci sia uscita a una speranza di una luce nuova. Ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno è Pasqua. E allora io vi faccio tanti auguri, faccio gli auguri a tutte le persone che stanno a casa ammalate, agli anziani, alle persone sole. E davvero cuore vi dico grazie di seguirci intanto, questa è la vostra casa. Indegnamente sono il pastore, insieme a Don Antonio, viceparroco, siamo i pastori di questo santuario e cercheremo veramente sempre di più di fare innamorare, sempre di più, della Madonna di Casandrino. E allora, tanti, tanti, tanti auguri, di vero cuore, che Dio vi benedica, che Dio vi dia veramente tanta gioia e vi faccia questo passaggio, vi faccia sperimentare questo passaggio della Pasqua, di che cosa? Di un amore sempre di più per Cristo e per tutta l'umanità. Siamo entrati nella Settimana Santa, la celebrazione del Triduo Pasquale. In questi giorni la Chiesa si ferma nel meditare con il cuore, con la mente e con lo spirito su quelle che sono state le ultime ore della vita di nostro Signore Gesù Cristo, la sua vita terrena. Nel contemplare quella passione, quella morte e a qui tra qualche ora nell'esplodere con la luce della risurrezione. Pasqua è passaggio, passaggio dalla morte alla vita. E Cristo ha voluto compiere questo passaggio per l'intera umanità. Un passaggio che lo ha liberato dalle catene della morte, un passaggio che ha sconfitto definitivamente Satana con tutte quelle che sono le logiche di chiusura, di egoismo, di superbia, un passaggio che ha insegnato agli uomini solo e soltanto una cosa, l'amore. Vuoi capire come Dio ti ama? Rivolgi il tuo sguardo su quella croce e guarda come questo Dio ha dato la sua vita per te. Il Signore nel dare la sua vita si è consegnato totalmente, ha consegnato tutto, ha consegnato lo spirito, ha consegnato tutto se stesso, si è svuotato così tanto di se stesso, tanto da riempire la nostra vita con tanti doni, con tante grazie. E lui ha la possibilità ancora oggi di far fiorire nella terra più dura, nel deserto più arido, un fiore. E questo fiore è il fiore della risurrezione. Risurrezione significa vivere della forza di Dio e noi cristiani oggi siamo chiamati a portare la luce di questa risurrezione in quei tanti calvari che sono sparsi nel mondo, in quei tanti Golgota che sono sparsi nel mondo. Pensiamo alle tante situazioni di sofferenza nelle famiglie, a livello politico, a livello mondiale, a livello sociale. Ebbene, il cristiano deve essere l'annunciatore di questa risurrezione, l'annunciatore di un messaggio nuovo. Cristo Gesù, in quella notte in cui istituì l'Eucaristia, mentre celebrava quella cena pasquale, lui apportò una novità a quel rituale, apportò una novità a quella tradizione. Lui stesso era quel sacrificio, lui stesso era quell'agnello, lui stesso ha dato il suo sangue per dire, per far risorgere il mondo bisogna consegnarsi, bisogna lasciarsi andare. In fondo la fede è proprio, oserei dire, passatemi questo termine, un azzardo, un chiudere gli occhi e lasciarsi andare nelle mani di Dio.
E noi crediamo non in una teoria, in una dottrina filosofica o in qualsiasi altra scienza, ma crediamo in una persona concreta di un Cristo storico, e questo Cristo è il Figlio di Dio, è Gesù, è l'eternità che si è fatta presente sulla nostra terra. Il cielo si è affacciato su questa terra per bagnarla con la sua pioggia e per farla fiorire di nuovo. E il frutto della risurrezione è proprio questo, far fiorire questa terra. Oggi dalla bocca di Cristo ci viene forte l'invito: svegliati tu che dormi, esci fuori dal tuo sepolcro. Cristo lo ripete al suo amico Lazzaro e Lazzaro esce fuori. Oggi la risurrezione di Cristo è un messaggio nuovo per l'intera umanità, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad uscire dai propri sepolcri. E chi porta questo annuncio della risurrezione deve comprendere bene che Dio passa attraverso le cose semplici. Portare la risurrezione nella vita di una persona significa donargli un sorriso, donargli una carezza, donargli un abbraccio, donargli la speranza, rimetterla in piedi. La risurrezione passa attraverso questi gesti semplici di carità e di misericordia. Forse Dio non ha deciso nel suo cuore di farsi semplicità e umiltà estrema per me, per lasciarsi capire da me che sono povero e che sono limitato. E allora il mio augurio da parte mia per tutto il popolo di Casandrino e anche per i nostri amici in America, per Padre Thomas, la sua comunità, che questa Pasqua di risurrezione possa essere il passaggio di Cristo nella mia vita, nella vostra vita, e questo passaggio deve trasmettere tante cose. In primis, il buon profumo di Cristo. Lì dove c'è Cristo c'è il profumo dell'amore, c'è il profumo della carità. Lì dove c'è Cristo c'è il profumo su tante situazioni di peccato che appartengono alla nostra vita, su tante situazioni di sofferenza. Ebbene, Cristo viene a portare questo profumo, Cristo viene a portare questa goccia di rugiada che viene a dissetare la terra del nostro cuore, che anela la giustizia, anela la verità, anela risorgere, anela rinascere. Che Cristo stesso, come il glorioso, come il potente, possa prenderci per mano, tirarci fuori dai nostri sepolcri e condurci alla salvezza. Che sia una Pasqua di risurrezione, che sia una Pasqua nella quale tutti quanti noi possiamo renderci conto che la nostra vita è un metterci in piedi continuamente e non uno stare seduti. Papa Francesco ripete spesso: dobbiamo allontanare sempre di noi, dalla nostra logica, dal nostro pensiero, di vivere un cristianesimo da salotto. Il cristiano non è l'uomo che sta seduto, il cristiano è l'uomo che sta sempre in trincea, il cristiano è l'uomo che scruta sempre l'orizzonte, il cristiano è l'uomo che in tutte le situazioni opportune e meno opportune porta un messaggio nuovo, porta la verità di Cristo. Tanti auguri a voi e che il Signore vi benedica. In particolar modo un saluto particolare ai nostri confratelli americani. Spero un giorno di venirvi a trovare, di fare un po' di amicizia, un gemellaggio con voi. Che il Signore vi benedica, che sia Pasqua di risurrezione. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Che Dio vi benedica.